Presidente Conte, 30 milioni di euro da parte di Ilva in AS, il territorio per i comuni ionici a rischio appunto inquinamento. Il territorio di Taranto non vuole le caramelline, vuole la realtà, vuole azioni incisive per quanto riguarda l'inquinamento, per quanto riguarda il mostro ArcelorMittal che uccide e che voi volete continuare a tenere come partner con Invitalia. Questa è la realtà, Presidente. Perché non cacciate ArcelorMittal? E poi siete autori di altri due decreti salva Ilva, di proroga di misure di adeguamento. Prego. La sua non è una domanda, la sua è una tesi accusatrice. È una domanda. Scusi, però parlo io adesso, va bene. Allora, per quanto riguarda ArcelorMittal, il negoziato con ArcelorMittal, quindi le sorti dello stabilimento ex Ilva, anche una giornata così impegnativa, perché voi sapete che sto tornando a Roma, ci aspetta il decreto, un incontro con le regioni, perché vorremmo stasera parlare il DPCM nuovo con le misure per quanto riguarda anti-Covid. Ho trovato anche il tempo adesso entro una riunione con tutte le associazioni sindacali dello stabilimento ex Ilva e con una delegazione delle famiglie tarantini che hanno a cuore questo problema. Lo stabilimento crolla a pezzi. Lo stabilimento crolla a pezzi. Guardi, non rispetti me perché vedo che non mi rispetti. La rispetto, Presidente. No, mi risponda. La rispetta almeno i colleghi, perché io le rispondo. Io rispetto gli ammalati di cancro. Scusa. Allora, dicevo, informeremo sullo stato del negoziato, i nostri obiettivi, e chiudo su ex Ilva perché ritornerò e dedicherò una giornata all'ex Ilva apposita. Come ho sempre fatto, io sono andato due volte nello stabilimento, quindi lei prima di... Non ha risposto ai genitori tarantini, alle associazioni, ogni settimana le mandano una lettera, lei non risponde. Possiamo andare avanti? Andiamo di oggi. Sta rovinando... No, sto dicendo la verità. Basta, e finiamola con queste pagliacciate. Sono un giornalista libero. Scusate. A beneficio dei cittadini che ci ascoltano, che non stanno comprendendo nulla. Voglio chiarire che la posizione nostra, informerò sullo stato del negoziato. Noi stiamo lavorando in questo negoziato perché abbiamo coinvolto la parte pubblica, in particolare c'è il soggetto che è destinatario di questo coinvolgimento pubblico, che è Invitalia, sta lavorando con gli ArcelorMittal per perseguire quegli obiettivi che ci siamo riproposti. Chiudere un polo siderurgico in Italia è un problema di sistema, ma noi vogliamo rendere e accelerare la transizione energetica verde. Arrivano anche soldi del Recovery Fund, abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo la possibilità di preservare anche occupazione, fermo restando che questo passaggio oggi abbiamo sottoscritto vari progetti, vari nuovi contratti. Vogliamo quindi che offrire un riscatto economico, sociale, culturale a questo territorio sofferente. Va chiusa e basta, Presidente, va chiusa. Casalino, cosa vuole Casalino? Casalino, cosa vuole? Lei non mi insegna niente, Casalino. Che proprio alla luce delle sofferenze, del dolore, che è stata della rabbia anche di questa comunità, alcuni dei progetti vanno proprio in questa direzione. Che piaccia o no, questo è il mio modo di fare giornalismo. Non piegherò mai la testa dinanzi al potere. Altre emittenti hanno concordato le interviste col Premier, io no. Bisogna essere liberi, pensando che a Taranto si muore di cancro a causa di un'industria che si chiama ArcelorMittal.